Per partecipare alle gare d'appalto nei settori a rischio di infiltrazione mafiosa, un'impresa deve essere iscritta a un particolare elenco tenuto dalla Prefettura. L'iscrizione viene preceduta da verifiche e ha un rilievo tale che può sostituire la documentazione antimafia. Per la prima volta un'impresa della provincia di Cremona è stata esclusa da quest'elenco con un decreto del prefetto emesso il 13 marzo scorso. L'impresa quindi ha presentato ricorso al TAR di Brescia per ottenere l'annullamento del decreto e quindi l'inserimento nella lista bianca che le consentirebbe di partecipare ai bandi della pubblica amministrazione. Il TAR, però, il 26 giugno in Camera di Consiglio ha respinto il ricorso della ditta attiva nel settore edile e difesa dagli avvocati Franco Antonioli e Roberto. Dall'Olmo, mentre l'ufficio territoriale del governo, guidato dal prefetto Vito Danilo Gagliardi, era difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato. La sentenza del presidente della Camera di Consiglio Roberto Politi, dall'estensore Stefano Tenca e dal referendario Elena Garbari, ha rivelato i diversi elementi inquietanti. L'imprenditore ha riferito di lavorare da oltre vent'anni nel territorio cremonese e di essere stato rappresentante legale di altre società tra le quali in particolare una cessata il 18 settembre 2017. Come unico suo precedente penale a carico, l'uomo ha ammesso di aver acquistato le armi detenute dal cugino che è stato arrestato il 28 gennaio del 2015 nell'ambito dell'operazione Emilia, condotta dalla magistratura, per colpire le infiltrazioni dell'andrangheta in Emilia Romagna. La società cessata nel settembre del 2017 è stata coinvolta nell'inchiesta Stige, condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, una delle operazioni più importanti compiute dalla magistratura con 169 arresti. Quella ditta è stata poi sottoposta a sequestro giudiziario. La sentenza rende noti poi i legami di parentela con persone compromesse con l'andrangheta, mettendo in evidenza come tali legami implicano facilmente, come insegna l'esperienza, condotte criminose.